Parliamo di Ettore Majorana, ma parliamo di una energia proibita, di una macchina, insomma, che a quanto pare lui avrebbe suggerito. Ma questa sera seguiremo forse più la pista del convento. Perché la pista del convento ci porta ad un'evoluzione molto interessante, ci porta a raccontarvi una storia di due personaggi e di una macchina, quindi di Ettore Majorana, di Rolando Pelizza e della macchina che utilizza l'antimateria, che è in grado di annichilire, riscaldare e trasmutare la materia e che produrrebbe energia praticamente a costo zero. Soltanto due parole per sintetizzare. Guardate che il Politecnico di Milano negli anni scorsi, un paio d'anni fa, aveva fatto una commissione che avrebbe dovuto studiare la macchina di Rolando Pelizza. E loro sostenevano ovviamente che è inverosimile, è impossibile che esista una tecnologia di questo genere, fino a quando un bel giorno è stato invitato Rolando Pelizza. Rolando Pelizza, io ero presente, Rolando Pelizza si è presentato davanti a questa commissione, ha raccontato la sua storia, ha detto come funzionava la macchina, perché... E i professori sono rimasti veramente di stucco, nel senso che non si aspettavano una persona che rispondesse in questo modo così preciso alle loro domande. Ma soprattutto ha provocato molta, come dire, molta perplessità il fatto che io abbia presentato, perché l'avevo, l'esito di un'analisi fatta su una lastra di acciaio che era stata forata dalla macchina di Pelizza. Ebbene, questa lastra d'acciaio è stata analizzata ed è venuto fuori che oltre all'elemento acciaio di cui era composta, si erano presentati all'analisi fatta da una delle maggiori società italiane di questa materia, 12 elementi diversi, 12 minerali diversi, al che la cosa ha stupito moltissimo. Beh, la commissione si è chiusa lì, la cosa non è andata avanti, quindi è stata bloccata praticamente dopo il discorso di Pelizza e dopo l'analisi di questa lastra analizzata. Quindi questo può avere un significato. Non lo so, quindi se volete dare una risposta. Ci vuole la macchina e ci vuole colui che la gestisce. Claro, sì, vero. Ecco, perché ci vuole colui che la gestisce? Vogliamo entrare in un particolare della macchina? Cioè soltanto Rolando Pelizza riesce a far funzionare quella macchina, okay? Soltanto lui. Pare che ci sia anche, sì, come dire, un'interazione tra la macchina e l'operatore, almeno questo è quello che appare. Visto che abbiamo parlato di prove, si è parlato molto delle lettere, non si è parlato molto delle foto. Ora, le foto che Rolando ha fornito sono state periziate dall'ingegner Michele Vitiello di Brescia, che tra l'altro è titolare di uno dei più rinomati studi in Italia di questo settore, e è venuto fuori che inequivocabilmente le foto che aveva fornito Rolando, e quindi foto, come dire, sconosciute, paragonate alle foto classiche che abbiamo di Ettore Majorana negli anni 30, sono inequivocabilmente della stessa persona, e questo è tantissimo da un punto di vista delle prove Rolando Pelizza. Quindi noi certe cose le sappiamo, ma non le vogliamo dire per non danneggiare Rolando Pelizza. Può darsi che un giorno magari certe, come dire, cadranno certe remore, o la situazione sarà tale che si potrà parlare di queste cose. In ultur remanebit, qui latera parebit, niente rimarrà nascosto, prima o dopo verrà tirato fuori e verrà mostrato, e verrà il tempo anche per le nostre cose che verranno tirate fuori queste cose e verranno mostrate. Questa macchina che Majorana avrebbe progettato e lei avrebbe costruito
che è in grado di fare delle cose che francamente alle quali è difficile credere. Annichiliva la materia, evidentemente, come fosse un'arma. Annichiliva la materia, cioè, però qualche esperimento inizialmente l'ha fatto, e l'ha fatto anche di fronte a delle istituzioni importanti. Accidenti, primo per il governo americano, ufficialmente. Quindi lei ha rinunciato a moltissimi soldi per non trasformare questa macchina di Majorana in una macchina da guerra. Assolutamente. E ha mantenuto questa parola. Fino ad oggi. Mentre questa macchina, secondo lei, aveva anche altre finalità. Perché l'idea era di poter fare la seconda, che poi era semplicemente quella di poter produrre energia. Sì. In eterno, senza avere fumi, senza avere polveri, senza avere nessun'altra cosa che può contaminare, a 800 gradi di calore. Con 40 watt di energia. Con 40 watt di energia. Comprovanti, questo che stiamo dicendo fino alla terza fase è avvenuto. E quindi lei vorrebbe una volta tanto nella vita, e per questo è qui, proporre questo in maniera ufficiale, questo esperimento in un centro riconosciuto, tutelato, protetto, statale, o quantomeno sotto controllo dello Stato e nel pieno rispetto delle leggi, per far vedere questa macchina che avrebbe progettato Majorana e che lei avrebbe eseguito come sotto.